Allora, adesso parliamo degli ultimi sviluppi del coronavirus insieme al professore virologo Roberto Burioni, che è tornato a trovarci. Grazie professore, grazie sempre. Con piacere. Guardi, in realtà la domanda, insomma, intanto è un onore avere la sua consulenza e, insomma, e poter approfittare di lei. La domanda in realtà è molto semplice, a che punto siamo? Insomma, no? Ci sono delle novità e non sono tutte negative. La prima è una novità molto positiva che ci ha fatto vedere come il nostro paese ha saputo difendersi da questa minaccia. Una delle persone che sono state riportate dalla Cina, da Wuhan, ed erano in quarantena, ha sviluppato la malattia. È stato isolato immediatamente, questa persona non ha potuto trasmettere la malattia a nessuno. Quindi possiamo stare tranquilli. Però adesso ricomincia la quarantena per certamente, tutti. Gli altri devono ricominciare, però è un piccolo disagio. In realtà questo ci fa vedere, in questa nuova malattia, quanto può essere difficile controllare l'infezione. Perché questa persona è passata attraverso la visita di medici che sapevano esattamente cosa cercare. Chi l'ha visitato all'aeroporto di Wuhan sapeva cosa aspettarsi, non stava visitandolo per trovargli la pressione alta o altri disturbi, aveva paura che avesse questa malattia, ciononostante è passato perché non aveva alcun sintomo. E quindi questo ci fa capire quanto è importante mettere in atto tutti quegli sforzi che stiamo mettendo in atto, sono dolorosi, sono spiacevoli, ma sono molto importanti. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha bloccato i voli con la Cina, è una cosa dolorosa perché è spiacevole. Però questi voli ci avrebbero portato migliaia di persone dalla Cina all'Italia. Anche riguardo ai bambini eventualmente arrivati dalla Cina c'è questa, non è una polemica, ma insomma è una discussione che riguarda appunto se sia meglio tenerli a casa per i 15 giorni, per i 14 giorni prima di rimandarli a scuola, o bambini o anche chi dovesse andare al lavoro e arrivasse dalla Cina. Insomma. Noi dobbiamo pensare due cose. La prima è che questa malattia ha un'incubazione, quindi durante questa incubazione si sta bene e magari nell'ultima parte dell'incubazione c'è la possibilità che queste persone o questi bambini possano trasmettere le malattie. I bambini frequentano le scuole, sono un ambiente dove ci si scambia i virus e i germi con grande facilità, come sa chiunque abbia un bimbo che fa l'asilo. Non è razzismo, non è assolutamente discriminazione, perché il virus può colpire tutti. È un principio di precauzione. È un principio di precauzione. Il virus è molto democratico, che non fa differenze. Noi non abbiamo razze nella nostra, tra gli uomini, non ci sono. Per cui i virus non fanno distinzione. Però dobbiamo farle noi, perché l'unica difesa che abbiamo è quella di tenere questa infezione fuori dai nostri confini. Quando si legge che il tasso di mortalità è circa il 2%, cosa significa rispetto a un'epidemia influenzale? Un'epidemia influenzale dà delle sindromi molto meno gravi, soprattutto dà delle sindromi in persone che stanno già molto male, per lo più persone magari che hanno problemi cardiovascolari o altri problemi. E invece noi abbiamo visto questi due poveri cinesi, erano due 65 anni che stavano benissimo, erano in vacanza, erano attivi. Quindi molto più. E molto più. I due cinesi ricoverati allo Spallanzani. Esattamente, quel povero medico che è morto in Cina era una persona in perfetta salute. Ora però non ci facciamo impressionare da quel 2%, perché i dati che arrivano dalla Cina, non solo per cattiva volontà dei cinesi, possono in realtà essere molto poco affidabili. Io immagino che in questo momento chi si trova a Wuhan e sta un po' male, ma non molto male, se ne sta chiuso a casa per non contrarre magari la malattia se non l'ha presa nell'ospedale. Quindi non è sbagliato immaginare che i casi possano essere molto di più. Questo, come sempre, ha un lato positivo e negativo. Il lato positivo è che probabilmente la mortalità è inferiore, ma non è trascurabile, non siamo di fronte a un'influenza. Che qualcosa si dice che abbia già superato i decessi per la SARS. Sì, ma questa è un'altra cosa rispetto alla SARS. Non facciamo l'errore di giudicare cose nuove con i metri che abbiamo usato precedenti. Questa è una cosa nuova. E questo è vero, può essere inferiore la mortalità, come noi speriamo, e come ragionevole pensare, però potrebbe essere molti di più i casi e potrebbe essere più difficile fermarla. E quindi? E quindi noi speriamo che la Cina ci riesca. Nel frattempo noi abbiamo soltanto una strada, quello di mettere in quarantena le persone a rischio. Quindi, di nuovo, il consiglio che ho dato sempre, non andare in Cina. In questo momento non è il momento giusto per fare una vacanza da quelle parti. E soprattutto chi ritorna dalla Cina, grande attenzione, perché potrebbero essere nel periodo di incubazione. Però, di nuovo, in Italia siamo tranquilli, il virus non c'è, quindi
è lecito preoccuparsi solo per l'influenza. Si è parlato anche di una cura che sembrava efficace per contrastare il virus in Cina, poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità insomma, invece è stata molto più prudente, addirittura ha frenato, insomma, lei sa qualcosa in merito? Sì, questo è un momento, io dall'inizio ho detto, sul vaccino e sui farmaci non ci possiamo contare, a meno che non arrivi un colpo di fortuna, che un farmaco già utilizzato per qualcos'altro funzioni per questo virus. Ebbene, chiaramente quando le persone stanno morendo si può provare di tutto. E in particolare un farmaco in laboratorio, quindi ci vuole grandissima cautela perché quello che succede in laboratorio non sempre si trasferisce poi nel paziente, sembra che abbia un'attività contro questo virus. Sono già iniziati gli studi per capire se può essere utile nei pazienti. Pare, l'unico aspetto positivo, mi pare che in questo momento improvvisamente c'è nuovo fiducia nella scienza e nei vaccini, no? Sì, perché lei l'ha fatto anche tutto lo scetticismo dei mesi scorsi, dell'anno scorso. Sì, perché la scienza, pur con tutte le sue imperfezioni, poi quando si ha paura... Quante cose io sono costretto a dire non lo sappiamo, perché la scienza è una verità temporanea, e quello che dico oggi potrebbe poi non essere vero, certo, perché noi andiamo avanti. Quindi prudenza, nessun pregiudizio. Prudenza solo nei confronti di chi viene dalla Cina, perché chi è in Italia non si potrebbe... Certo, chiunque sia che viene. Neanche volendo certo può contrarre il coronavirus, certo, perché non c'è. Grande prudenza rispetto a chi viene dalla Cina. Capisco che è un disagio, però noi per esempio i bambini, parliamo di poche centinaia, tenerli a casa per 2 settimane... a fare stare tutti più tranquilli, e non stiamo parlando di qualcosa di terribile, insomma io da bambino... Sì, bambini o chiunque arrivasse dalla Cina... Assolutamente, assolutamente. I bambini sono più a rischio perché sono in un contesto dove le malattie si possono trasmettere con più facilità, come la scuola. Grazie professore, grazie sempre. Grazie mille.